Qui accanto, che hanno già visto i nostri telespettatori conosciuto perché le abbiamo proposto in tutti i modi possibili, come mai, anche se capisco, è positivo, ma come mai avete voluto ripetere la stessa tradizione di nuovo il calendario? Vuol dire che ha avuto successo l'anno scorso. Dopo le donne di Puccini nel 2007, le stagioni della musica nel 2008, anche il 2009 abbiamo le stagioni dei sogni. Io credo che questa continuità artistica dia il senso di un progetto complessivo in cui l'Aton si riconosce e il maestro Benvenuti, che in questi giorni espone in Brasile, dico, in una mostra organizzata dal governo di quel paese, dico, credo che rappresenti una continuità, una positività. La stagione dei sogni, in fondo tutti noi abbiamo un sogno, anche l'Aton ha il sogno di migliorare la qualità della vita di coloro che sono colpiti dalle malattie neurologiche, tutti noi abbiamo un sogno. Sono volti di donna, ma dico, il sogno non è solo un sogno al maschile, è un sogno anche di una donna di ritrovarsi magari moglie, dico, come in questa copertina, dico, dove c'è la sposa, oppure dico, in un'altra situazione di positività, di sogno che non è irreale, ma che, dico, è un'aspirazione, e questo è il senso di questa collaborazione con l'artista, che noi ringraziamo perché gratuitamente si mette al servizio dell'associazione per favorire appunto la raccolta fondi per la ricerca scientifica. Il calendario quando sarà disponibile per chi volesse comprarlo? Noi contiamo di presentarlo prima della fine di novembre alla stampa, con una iniziativa forte che faremo, dico, in più punti della Toscana, sicuramente anche in Versilia. Inviteremo la televisione, inviteremo la carta stampata, perché noi abbiamo bisogno di far conoscere l'associazione. E naturalmente, oltre il profilo dell'artista, come sempre, dico, nella prima pagina bis o nella seconda pagina che dir si voglia, c'è la storia dell'Aton, c'è Bocelli, c'è Panariello, c'è Dio l'aiuti, c'è il professor Bonuccelli, ci sono coloro che hanno dato vita ultimamente a questa grossa iniziativa anche mediatica per coinvolgere le persone, per far sì che la ricerca neurologica diventi un impegno corale di più gente possibile. L'ultima manifestazione che voi avete trasmesso in diretta internettiana, dico, erano circa 3.000 le persone accorse all'ospedale della Versilia, con problemi anche, con qualche problema per il direttore generale logistico, per il direttore generale della ASL, però insomma, dico, è stato un successo di pubblico, dove personaggi come Bocelli, come Panariello e come altri hanno dato un sostegno reale con la loro presenza, con la loro testimonianza, a sostegno appunto della ricerca scientifica, di quello che il professor Bonuccelli e i suoi allievi, insomma i suoi collaboratori, fanno per alleviare, se per quanto possibile, quelle che sono le conseguenze delle malattie neurologiche, da quelle più gravi, l'Alzheimer, il Parkinson, fino a tutto quello che la neuroscienza può consentirci per vivere meglio. Sappiamo già chi sarà il prossimo premio Aton per quanto riguarda la ricerca scientifica, o un'anticipazione per quanto riguarda la solidarietà, oppure troppo presto? Beh, un'idea ce l'abbiamo, c'è un'idea di mettere insieme. Intanto devo dire che il maestro Andrea Bocelli e Giorgio Panariello hanno detto che saranno presenti. Sarà uno scultore o una scultrice che probabilmente donerà anche una sua opera all'ospedale Versilia, e questo, dico, crediamo di poterlo fare ancora nella cornice dell'ospedale, perché, dico, credo che meglio si presti, visto diciamo il senso della nostra associazione di ricerca, che è una ricerca medica, piuttosto che un palazzetto dello sport o uno stadio, anche se questi personaggi probabilmente richiederebbero forse anche più spazio di quello che ci può dare l'ospedale. Ci staremo stretti, vediamo di organizzarci con dei mega schermi, ma dico, se il direttore generale cortesemente metterà a disposizione la struttura, noi lo vorremmo fare nell'ospedale, perché vuol dire coinvolgere anche i malati, vuol dire coinvolgere gli operatori, non solo i medici, ma anche tutto il personale paramedico, tutto il personale di servizio all'ospedale, e quindi fare di questa testimonianza un momento che sia anche
che tocchi un attimino anche le corde del sentimento, perché in questo modo coinvolgiamo di più l'opinione pubblica e credo che facciamo meglio il nostro dovere.